Ciao a tutti, mi chiamo Federico Tolomei, questi sono i miei riferimenti in rete, per chi volesse per contattarmi dopo il talk. Il talk sul questo wiki sarà su Kestrel. Kestrel è un sistema di code che, guarda caso, gestisce le code. Quando in Celi, l'azienda dove sto lavorando adesso, cercavamo un sistema di key management o comunque un sistema che ci permettesse di gestire questa struttura dati, ovviamente ci guardavamo intorno e osservavamo che le soluzioni esistenti per gestire questa struttura dati erano un po' grassottelle, per usare un eufemismo. Quindi ho elencate tre tra quelle che prendiamo in considerazione e tutte e tre hanno questo difetto, sono molto grosse. Sia da configurare, a volte anche solo semplicemente da utilizzare. E, tanto per citare Zookeeper, da solo richiede un cluster di macchine. Noi cercavamo un sistema di code per fare gli esperimenti, quindi non volevamo investire tanto tempo in configurazioni o in abilità simili per poi magari arrivare a un punto morto. Insomma, i difetti di quei sistemi erano questi, erano sistemi grossi. Invece noi cercavamo qualcosa di un pochino più snello che ci permettesse di fare code. Una sola? Aspetta, questa è una sola. Kestrel, approdavamo a Kestrel che aveva a suo arco varie frecce. Innanzitutto è sviluppato ed è utilizzato da Twitter, quindi c'è un'azienda abbastanza grossa dietro. L'ultima versione è attivamente sviluppata, l'ultima versione di ottobre 2012, è piccolo, a differenza dei mostri guardati prima, con solamente circa 6.000 righe di codice, quindi dal mio punto di vista è una feature in più, perché se malauguratamente dovesse capitare di doverlo aprire per chissà quale ragione, 6.000 righe di codice sono ancora gestibili. È molto facile da deployare, quindi il sysadmin è felice ed è semplice da integrare, perché l'ultimo punto lo vedremo un pochino più in dettaglio. Il sistema di memory model di Kestrel è sostanzialmente questo. Gestisce la memoria allocata alle code, alle singole code, in questo modo, la divide tra parte in journal e parte in memory. Ovviamente la testa della coda è tendenzialmente in memoria, invece la coda della coda è messa nel file di journal. Questa struttura dati è facilmente configurabile ed è anche molto granulare la configurazione, molto, molto granulare la configurazione, perché è possibile gestire la dimensione massima delle due porzioni, di memoria, sia in termini di spazio allocato in byte oppure di numero di oggetti allocato, e quindi è molto, molto fine. È possibile anche gestire la scadenza sia delle intere code sia dei singoli oggetti che ci sono dentro la coda. Il journal file, un'altra feature che hanno aggiunto nel 2.0 è che è splittato su più file diversi. Prima c'era un unico file gigantesco, un pochino più difficile da gestire. Le altre frecce a suo arco che ci sono piaciute parecchio sono elencate in queste due successive slide. La configurazione avviene live, ovvero basta modificare il file di configurazione, salvarlo e lui se lo autorilegge. Non è completamente trasparente, perché Kestrel fa questo: quando viene modificata la configurazione lui rilegge tutto il file di journal, quindi se il file di journal è molto grande il freeze all può essere molto, molto lungo. Noi nella nostra esperienza fino a qualche gigabyte è molto veloce, poi quando la coda comincia a essere grande, diverse decine di gigabyte, non va più tanto bene. Poi ha le fan out che sono interessanti, con le quali è possibile stabilire una relazione genitore-figlio sulle code, ovvero è possibile chiamare una coda parent più child. Il carattere speciale più dice che la seconda persona del nome sarà una coda figlia
della coda prima del più. Le due code verranno gestite in maniera completamente indipendente, tranne per il fatto che se andremo a mettere un oggetto in coda, il genitore, questo sarà anche sulla coda dei figli, sulla coda del figlio. È possibile fare un pick del comando della coda, ovvero è possibile prendere l'oggetto senza scodarlo, quindi vederlo senza eliminarlo dalla coda. Questo va bene per sviluppare o per debugging. Ha letture affidabili, abbastanza affidabili, perché con un gioco di comandi, questi qui sono comandi di memcache, lo vediamo dopo, è possibile dire a Kestrel: guarda, io client ho appena finito la lettura, libera l'elemento scodalo, elimina dalla coda. Però appunto non è così pulito perché che succede? Se fai get coda close open, per scodare l'elemento precedente devi fare un'altra lettura. Quindi non è molto pulito. E poi ha le stats integrate, che sono molto carino. C'è un grosso difetto Kestrel tra tutti i sistemi di code visti prima. E neanche qui la caratteristica. Non ha la persistenza. Quindi la persistenza in Kestrel non viene minimamente contemplata. Cosa vuol dire persistenza? Non c'è garanzia che i dati non si perdano a causa di un riavvio, di un crash, di un evento anomalo. Quindi non c'è assolutamente persistenza e non c'è neanche transazionalità, tranne la lettura che abbiamo visto prima. Questa è la chiave di volta per la sua semplicità, sostanzialmente. Voi direte, ma perché dovremmo voler mettere in piedi un sistema del genere? Sostanzialmente per avere tante code, ma proprio tante code, decine di code. Laddove non è tanto l'importanza del mantenere dato, essere transazionali, sapere che tizio Caio ha preso la coda, ha preso quell'elemento a tal ora. Ma arrivare a cercare di avvicinarsi a questo, a una scala orizzontale possibilmente infinita, avere tanti di questi oggetti, tante di queste code sulle quali è possibile buttare dati e dalle quali è possibile prelevare dati, perché tanto la persistenza o comunque il salvataggio dei dati si cerca di farlo prima ed eventualmente dopo aver preso l'elemento dalla coda e averlo elaborato. Questo è una tendenza che noi anche guardando in rete, leggendo esperienze insomma, di altre aziende, di Twitter, fa questo. Non è tanto importante sapere chi ha fatto cosa, lo sai dopo, lo sai prima. Si scarica semplicemente con un Wget e si fa partire con un giorno già. File di configurazione è un file punto scala e io ho fatto già partire, magari finiamo con la presentazione. Adesso ho fatto questa piccola introduzione dell'introduzione, facciamo una piccola diversione. Come andare a prendere gli elementi, buttare gli elementi nella coda e togliere gli elementi dalla coda? Facciamo una piccola diversione su memcache. Memcache è un sistema di memory object caching sviluppato da quei live journal. Live journal è un sistema di blogging che aveva l'esigenza di avere un sistema distribuito di object caching. Un sistema di memory object caching è un sistema di chiave valore, dove hai due comandi, get e set, chiave 1, valore 1, chiave 2, valore 2, eccetera, eccetera. Ma noi possiamo ridurre una coda ad essere una chiave multivalore. Noi abbiamo una chiave multivalore, cosa facciamo? Abbiamo la chiave che rappresenta la nostra coda e il multivalore che sono i valori di una singola coda. Quando scodiamo andremo a prendere che cosa è il primo elemento inserito, quindi abbiamo una FIFO.
Questo per dire che cosa? Per parlare con Kestrel si utilizza prevalentemente Memcache. Io ho visto in rete, utilizzano prevalentemente Memcache, il protocollo di Memcache, anche se è possibile utilizzare un protocollo testuale suo, oppure Trif di Apache. Trif di Apache l'ho messo in grigetto perché non l'avevo mai usato, quindi non saprei dire quali sono i vantaggi e i svantaggi. Vantaggio di utilizzare, poter utilizzare un text protocol, e questo lo vediamo, è che è possibile parlare anche Kestrel con Telnet. È possibile collegarsi alle istanze di Kestrel con Telnet, fare get e set e vedere che cosa sta succedendo. Non ho capito se Kestrel utilizza Memcached o se è un drop-in replacement perché ha le stesse API. Non è un drop-in replacement perché non mappa la funzionalità di Memcached 1, come ho mostrato. Utilizza alcuni comandi di Memcached per poter riciclare le librerie di... Si espone come Memcached. Si espone come Memcached. Okay. Quindi è facile, è facile integrarlo con... dentro un qualsiasi ambiente, perché client per Memcached ce ne sono per tutti i linguaggi. Okay. Infatti è la killer feature di Kestrel, secondo me, perché noi in due settimane, tre settimane, riciclando client già scritti da altri, li abbiamo integrati nel nostro ambiente. Quindi Memcached protocol, text protocol, eventualmente drift per buttare roba nella coda o scodarla, e poi ovviamente un formato di serializzazione per interpretare i dati. Ovvero i dati che voi mettete dentro potrebbero essere XML, JSON, object output di Java, protocol buffer, quello che volete. Tanto siete voi che serializzate e deserializzate, o comunque persone vicine, organizzazioni vicine a voi. Tutto questo per arrivare ad avere un'architettura simile, dove c'è un client a valle, Kestrel di mezzo, è un client, è un altro client a monte che butta, è un client a valle che prende. Questa è una versione più relevable, dove c'è un Memcached proxy che nasconde la complessità delle batterie di Kestrel che abbiamo visto prima. Svantaggi, quali sono gli svantaggi? I svantaggi sono che l'ordinamento degli elementi sia per singola coda, non sia sotto il cluster, a differenza magari dei sistemi che abbiamo visto prima, perché i sistemi che abbiamo visto prima, Zookeeper, Apache MQ, forse anche Kafka, comunicando tra di loro magari è anche possibile mantenere l'ordinamento tutto il cluster. Con Kestrel non è possibile, hai solo l'ordinamento per singola coda. Hai lo svantaggio di dover fare un get set ogni volta che vuoi prendere o vuoi prelevare, quindi non c'è la modalità batch insert, batch get. Le fanout queues, che sono carine, possono tornare abbastanza, sono abbastanza utili, sono costose perché sono di fatto una copia nelle figlie del code. Lo spazio su disco non è infinito. Qual è il problema di Kestrel? Il problema della persistenza di prima, che si finisce lo spazio su disco, sulla partizione, sul disco, la coda non accetterà più elementi, quindi si pianterà. Nessuna persistenza, nessuna transazionalità. Funziona sta cosa? Noi abbiamo iniziato a usarlo ad aprile e lo stiamo utilizzando tuttora. Abbiamo fatto passare mezzo miliardo di documenti su una sola cosa carina, su una sola istanza di Kestrel, su una VM con 4 GB di RAM, una 2 CPU 4 GHz e disco locale. Quindi si dire che è abbastanza affidabile. Questi qui sono milionati di elementi e questo qua è il tempo. Non ha quasi fatto una piega. Ripeto, questa è solo un'istanza, una sola istanza. Adesso vorremmo provare ad arrivare a un'architettura più simile a questa, ovvero dove ce ne sono tante, e quindi mi avete detto sola perché sul carrellino c'è scritto sola. Ah, non ci ho fatto caso. C'è scritto sola, non ci ho fatto caso, un caso non ci ho fatto caso.
Cioè non una sola, nel senso una sola istanza, ma una sola, proprio una sola. No. Sono i link, tutto il codice su GitHub, quindi ovviamente open source. Una rapidissima demo, prima vi ho accennato che è possibile parlare con Kestrel in... Io ho già avviato distanza, se mi collego con Telnet, localhost, la porta di default è la 22133, lui è già in ascolto, con un comando stats mi scarico le statistiche. Prima mi chiedevi di come utilizza Memcache, utilizza un sottoinsieme di comandi di Memcache, sostanzialmente quelli di set e quelli di put, forse quelli di stats, pick, ad esempio pick non c'è in Memcache, o meno non c'era quando abbiamo iniziato a usarlo, forse l'hanno tolto dopo. Adesso è andato in timeout. Semplicemente dato un comando di memcache, quello lì è un comando di memcache dove set è il comando, Q è la chiave, ma in questo caso rappresenta la coda. 104 sono 1, non mi ricordo assolutamente che cosa significa, 0 sono dei flag, allora 1 sono dei flag di memcache, ma che Kestrel ignora, proprio perché implementa solo un sottoinsieme di flag. 0 non mi ricordo che cosa significhi, 4 è un best del dato. E tutto quello che c'è dopo è il dato. Ovviamente devi rispettare la lunghezza specificata prima. E la set, cioè la get, ovviamente il comando opposto. Facciamo andare in un'altra set. 0, 4, asse. Facciamo la get di Q1. Ovviamente mi ritorna il primo elemento che ho inserito. Frank accennava che è possibile riciclare tutto quello che è stato fatto con Memcache dagli altri attori in giro per la rete, è vero, noi utilizziamo Smile Memcache con successo, quindi si integra molto rapidamente con il software attuale. Per dire, noi leggiamo con Smile Memcache, che è un client scritto in Java, e chi ci sta scrivendo dentro usa .NET, quindi usa un client Memcache scritto per .NET. Okay. L'utilizzo pratico di questi sistemi è sostanzialmente buffering. Hai dei sistemi che devono comunicare tra di loro, magari uno è più lento, uno è più lento dell'altro, non sai come farli parlare, non vuoi utilizzare database, non vuoi utilizzare file system, potresti utilizzare la cosa. Potresti utilizzare Kestrel o le code in generale, però abbiamo visto prima che gli altri sistemi di code sono complicati, sono pesanti, sono difficili da utilizzare. Con Kestrel, se la transazionalità, la persistenza non è un problema, si può utilizzare Kestrel o un sistema simile. Il journal è un file, tanti file? Il journal ci sono tanti file per coda. Okay. Quindi un file per coda. Una cosa interessante, io ho scritto set Q1, 104, ma io Q1 non l'ho definito da nessuna parte. Proprio perché questa è una eredità forse da Memcache, in cui Memcache tu butti dentro la roba, però non c'è scritto da nessuna parte che cosa accettare e cosa non accettare. È però comunque possibile predefinire delle code con un file di configurazione e fare un bel po' di tuning sulla coda. Ovviamente il nome della coda, l'età massima degli elementi nella coda e altre opzioni che sono ben dettagliate nella documentazione. Ad esempio puoi dirgli: guarda, tieni i messaggi in coda, no, ogni 24 ore butta via i messaggi più vecchi che non esatto, interessano, se non li ho scodati, pazienza, che ho perso.
oppure decidere le dimensioni di RAM da associare ad ogni coda, quindi quanta RAM dedicare ad ogni singola coda, insomma, un pacco di tutte quelle feature per fare fine tuning. Allo stesso tempo, appunto, dici all'altro: guarda, comincia a sbatterli sulla coda XY, non è neanche ancora definita e la coda XY arriva. Puoi configurare anche dopo. L'utente butta i dati nella coda, poi io apro il mio file di configurazione, scrivo la coda, salvo il file e lui si adatta il file di journal alla configurazione che ho impostato. Ovviamente se l'utente butta dentro la coda da 2 giorni e io dico la coda no, butta tutti gli elementi più vecchi di 24 ore, lui ricaricando la configurazione butta gli elementi più vecchi di 24 ore. Quindi il load della configurazione è automatico o tu salvi e poi dici ricarica? Salvi, no, devi dare il comando reload. Sì. Sì. Piccola chicca, per i file di configurazione non fai gli script in scala, grazie al lot reload, lot compile in scala, se lo autocompila. Va bene, se non ci sono domande io ho finito. Hai parlato prima di scambio di documenti, no? Quindi più o meno che dimensione arrivano questi documenti? Noi lo stiamo utilizzando con documenti più piccoli di 500k, okay. Però abbiamo testato anche con documenti grossi diversi mega, sì, non ha problemi. Allora, adesso il flusso principale sono circa 1,5 milioni di documenti al giorno attorno al K. Sì, la dimensione giusta. Attorno al K. Sì. E su un'altra coda che, da cui ho scodato, stiamo facendo gli esperimenti, arriva roba anche più grossa, anche attorno al mega, e funziona, sì, tutto uguale. Sono documenti testuali. Sì, se avete fatto attenzione, avete notato appunto che ci si collega con Telnet, quindi non è un sistema che è stato pensato per essere utilizzato molto intra data center, proprio anche appunto non implementa la sicurezza per Telnet, non è un problema. Penso che sulla affidabilità intervenga poi la dimensione del dato. Ovviamente se mi metto a scambiare documenti di 100 mega, lì l'unica affidabilità che ho è sul livello di rete, se mi va giù perdo. Allora, l'abbiamo scelto molto velocemente e io, quando stavo guardando cosa fare, mi piaceva molto Kafka. Il problema di Kafka è che per mettere Kafka hai già bisogno di Zookeeper, quindi sono già due parti che si muovono. Kafka è sicuramente più fico, nel senso che è già pensato per fare clustering di sistemi, eccetera. Non ha un client cache ed è quindi avrebbe comunque costretto altre persone a doversi imparare delle API o interagire con API sicuramente più complesse. Questo veramente lo prendi, lo sbatti dentro, insomma un client cache te lo trovi per qualsiasi linguaggio, puoi andare anche a scrivere i comandi get e set su una bash, ma insomma. Sì, no, se andate su un migliaio di documenti al giorno, non se vuoi. Adesso con la Manifu c'è un'implementazione di un client cache in 140 caratteri. Molto semplice. Sulla robustezza l'abbiamo riavviato una volta. Abbiamo avuto due incidenti proprio perché era finito lo spazio su disco. Ma appunto, solo per stupidità nostra. Sì, sì. Mi è finito lo spazio disco. Boh, da quel punto facciamo attenzione. Più un problema. Quindi appunto i dati elaborati sono effettivamente quelli di conto erano circa 550 milioni, perché sono circa 1,5 milioni al giorno che ci passano dentro. E tra l'altro poi quella è l'istanza con più code, non ce n'è una sola, quindi più client creano e scrivono. Siamo trovati sorprendentemente bene, fortunatamente. E poi il sistemista è contento perché non deve gestire configurazioni complesse. Sì, sì. Grazie. Grazie.